Proseguendo nel cammino per portare la sua vicinanza e quella della Chiesa bresciana alle comunità più toccate dall'emergenza sanitaria, Monsignor Tremolada ha fatto tappa domenica 29 marzo a Manervio per la celebrazione della Santa Messa nella parrocchiale di San Lorenzo. La comunità manerbiese dal 9 marzo scorso ha visto la morte di 60 persone. Sono qui questa domenica a celebrare l'Eucaristia con voi. Saluto i vostri sacerdoti, Don Alessandro, questa bella chiesa che è vuota, ci fa sempre un po' impressione celebrare così, ma questo è ciò che dobbiamo fare in questo tempo nel quale il Signore ci chiama ad affrontare una prova che dobbiamo dire è dolorosa, pesante. Il mio pensiero va subito alle tante persone care che ci hanno lasciato. La vostra città è tra le più colpite da questa epidemia. La nostra preghiera sale a loro ogni giorno, vengono ricordati nella preghiera serale delle 20:30, in modo che tutta la famiglia parrocchiale, tutta la comunità possa prendere parte al dolore delle famiglie. È il bene che insieme a tutta l'amministrazione comunale sta crescendo all'interno della comunità, all'interno del territorio, perché nonostante le difficoltà di questi giorni, sono molte le persone che si sono donate generosamente, oltre al personale medico, perché il bene di tutti possa essere salvaguardato con la vicinanza, con la spesa, con l'arrivo dei medicinali nelle famiglie che sono isolate. Al termine della celebrazione il vescovo Tremolada si è portato sul sagrato della parrocchiale e con la reliquia di San Rocco ha benedetto i quattro punti cardinali del paese perché possa essere liberato dalla pandemia.